Ecco, un premio che, lo dicevo anche l'anno scorso, fa un po' tremare i polsi, proprio perché è intitolato ad uno dei tre padri fondatori di questo premio, il premio Nedo Luschi, che su volontà dell'artista stesso, una volontà che fu espressa, se non vado errato, nel 2011, viene assegnato in memoria dei valori che hanno ispirato i tre fondatori a far nascere il premio La Rotonda, ad un'opera pittorica di chiara freschezza espressiva realizzata da un autore che dimostri di sapersi confrontare in modo maturo e consapevole con lo scenario dell'arte contemporanea. Consegna il premio alla figlia Carla Luschi, che invitiamo sul palco, a Biagio Chiesi. La motivazione del premio è: materici effetti tridimensionali si accompagnano a suggestivi cromatismi in una simpatica sequenza di mini immagini. La signora Carla credo ci ha lasciato, mi pare, a febbraio, però il suo ricordo è sempre vivo, è qui con noi. Sarà qui con noi stasera, sicuramente felice, perché ha dato tanto a questa rotonda e quindi bene così. Questo è un amico, era un amico di Babbo, sono contenta che abbia ricevuto questo premio. Biagio Chiesi, una tappa importante della tua carriera. Grazie, io sono molto onorato di ricevere questo premio davvero, anche perché appunto doppiamente contento, perché è un'amicizia veramente molto forte, ero molto legato. Niente, ringrazio appunto tutti quanti, quelli che mi sono venuti a vedere e quelli che verranno, sono allo stand numero 52. Vedranno appunto, chi non l'avesse ancora fatto, le cose che ho presentato. Grazie a tutti. Molte grazie. Nella memoria sempre attuale di Nedo Luschi, grande floricoltore peraltro, se non vado errato, ha sempre condiviso la sua passione professionale per l'arte, però con l'attività di floricoltura. Le sue serre, tutto, insomma, i fiori. Li amava moltissimo, gli piaceva fare molto la vetrina, comprava e ci teneva molto, ecco, era il punto focale un po' della sua vita, però la pittura l'ha sempre accompagnato. Ecco, i padri fondatori, peraltro, pochi lo sanno, erano molto legati ai mestieri tradizionali della città di Livorno. Renzo Casali era un disegnatore tecnico del fucattiere navale Luigi Orlando, mentre Mario Borgiotti era un ottimo suonatore di liuto, e grazie a questa sua attività iniziò a acquistare dipinti che formarono oggetto delle sue prime collezioni d'arte. Ecco, questo dimostra che attraverso i mestieri ci si può riconnettere funzionalmente con la storia di una città e quindi promuovere anche iniziative per conto di essa. Grazie Carla Luschi, grazie Biagio Chiesi.